Bene, eccoci qua. Io sono Martino Gozzi, il direttore didattico di Academy, che è il percorso di studi triennale della scuola Holden. E oggi sono qui per parlarvi del Giovane Holden, il romanzo di J.D. Salinger. Non si tratta di una lezione, sarà più che altro un'introduzione. Non che il romanzo ne abbia bisogno perché se la cava molto bene da molto tempo. L'idea è piuttosto quella di darvi alcuni elementi, alcune indicazioni che vi consentano di calarlo in un contesto e portare a casa il più possibile da questa lettura. Se avesse un sottotitolo, questa introduzione sarebbe questo: 8 cose da sapere sul giovane Holden. Bene, partiamo. La prima cosa da sapere sul giovane Holden, e lo dico a rischio di affermare l'ovvio, è che si tratta di un romanzo. Non è cioè un saggio, non è un manuale, non è un libro di esercizi, soprattutto non è un libro scolastico. Andrebbe letto idealmente sull'onda del piacere, della voglia di scoprire qualcosa sul mondo, sull'esperienza di un'altra persona. L'idea è quella di calarsi appunto in un'altra vita e così allargare l'orizzonte della nostra esistenza. E questo mi rendo conto appunto che sia quasi ovvio, ma dovremmo ricordarcelo sempre quando apriamo un libro, che siano i Promessi Sposi, che sia il Sentiero dei nidi di ragno. Non è stato pensato il romanzo per diventare oggetto di studio, per essere vivisezionato, per essere scomposto, destrutturato. La prima lettura almeno dovrebbe essere davvero dettata dal piacere. Leggere la sera prima di andare a letto, in spiaggia, in treno. Chi ancora non ha avuto la fortuna di leggere questo libro scoprirà che qui dentro c'è un adolescente che vive più o meno verso la fine degli anni 40 a New York e c'è la possibilità di incontrare un amico, di incontrare qualcuno la cui voce diventerà per voi molto riconoscibile e alla quale vi affezionerete. La seconda cosa da sapere sul giovane Holden è che questo non è il suo titolo originale. Il titolo della versione inglese è The Catcher in the Rye. E nell'edizione italiana è presente una nota accanto proprio all'incipit, alla prima pagina, una nota scritta dall'editore, secondo la leggenda era stato addirittura Italo Calvino a scriverla. E in questa nota l'editore si prende le sue responsabilità e rende conto della scelta che ha fatto, e cioè il tentativo saltato addirittura di tradurre The Catcher in the Rye. A che cosa fa riferimento questo titolo originale? Ha una canzone di Robert Burns, che fa parte della tradizione scozzese, che Holden, il protagonista del romanzo, il ragazzo adolescente che incontrerete leggendo questo libro, sente cantare da un bambino a un certo punto, però la sente storpiata, o comunque se la ricorda storpiata, e il verso che lui si ricorda suona più o meno così. If a body catch a body coming through the rye. Se una persona afferra una persona che viene attraverso la segale. E lui si immagina, a un certo punto, di essere proprio la persona che in un grande campo di segale, vicino a un dirupo, ha il compito, si è presa, sì, la responsabilità di acciuffare i ragazzini che giocando rischiano di cadere, nel dirupo, nel precipizio. Come si traduce un titolo del genere? Da un punto di vista letterale, una traduzione potrebbe essere l'acchiappatore nella segale o il coglitore nella segale, il pescatore nella segale. Capite che sono titoli che lascerebbero quantomeno stupito un eventuale lettore. Ma la nota va avanti. Un titolo come The Catcher in the Rye non evoca solo idilliche immagini agresti all'orecchio dei lettori americani, per i quali sia la parola catcher che la parola rye sono molto familiari, con un significato del tutto moderno. Catcher è chiamato uno dei giocatori della squadra di baseball, il prenditore, cioè colui che, munito di guantone, corazza e maschera, sta dietro il batsman, il battitore, per cercare di afferrare la palla lanciata dal pitcher, il lanciatore, se il battitore non la respinge con la sua mazza. Ecco. Con il nome di Rye si designa comunemente il whisky rye, il popolare tipo di whisky ottenuto dalla fermentazione della segale o di una mescolanza di segale e malto. Il titolo, The Catcher in the Rye,
letto come puro accostamento di parole, suona come potrebbe suonare da noi il terzino nella grappa. E quindi quando ci avviciniamo a questo romanzo, che per noi è il Giovane Holden, dobbiamo ricordarci di questi echi che amplificano il senso di quello che stiamo per incontrare. Peraltro va detto che in Italia esistono adesso due edizioni del Giovane Holden. Una risale all'inizio degli anni 60, al 1961, è quella che ho in mano, tradotta da Adriana Monti. L'altra, uscita più di recente nel 2014, è stata curata invece da Matteo Colombo. È importante dirlo perché abbiamo già parlato della voce di Holden, una voce inconfondibile, riconoscibile, molto idiosincratica, la voce di un ragazzino molto intelligente. La prima edizione, diventata canonica e celebre in Italia, è piena di espressioni che adesso suonano un po' antiquate, come vatte la pesca e compagnia bella, ma ha segnato un'epoca. Fatto sta che oggi, aprendo questo volume, si ha la sensazione di sentir parlare un ragazzino con la voce di un nonno. Il lavoro che invece ha fatto Matteo Colombo è stato quello di avvicinare Holden, che parla, come abbiamo detto, dagli anni 40, da lontano, ha cercato di avvicinarcelo anche da un punto di vista linguistico e lessicale nella scelta delle parole e delle espressioni. La terza cosa da sapere è che il Giovane Holden è stato pubblicato negli Stati Uniti nel 1951. Questo significa che l'anno prossimo compirà 70 anni. Da allora ha venduto in media solo negli Stati Uniti 250.000 copie all'anno, che significa un totale di circa 65 milioni di copie. Questo fa del Giovane Holden un long seller, come si dice nell'editoria, o un vero e proprio classico contemporaneo, che tanto in America quanto in Europa è stato spesso letto anche a scuola, ma soprattutto è stato tramandato da padri e figli, da madri a figlie, di generazione in generazione, perché cattura qualcosa dell'esperienza dell'adolescenza e dell'affacciarsi al mondo degli adulti. Una cosa interessante riguardo alla pubblicazione del Giovane Holden è che era stato inizialmente rifiutato dall'editore che l'aveva commissionato. Forse non c'è editor che si è mangiato le mani più di quello che aveva scritto Salinger, dicendogli che non avrebbe pubblicato il suo romanzo. Però, a onor del vero, anche la celebre rivista The New Yorker si era rifiutata di pubblicare un estratto dal libro, ritenendo che la voce di Holden fosse un esercizio troppo esibizionistico e tutto sommato fosse poco credibile che un ragazzino di quell'età all'epoca parlasse in questo modo, con questa ricchezza, con questa ironia e con una visione del mondo così, così tagliente. Salinger non si fece turbare troppo né scoraggiare da queste critiche, tanto è vero che dopo l'uscita del Giovane Holden, che ci mise qualche anno a prendere quota anche nelle vendite, lui si imbarcò nella scrittura di alcuni racconti e romanzi che raccontavano la saga della famiglia Glass, un'altra famiglia newyorkese di origini ebraiche, dove non erano quattro i figli prodigio, ma erano addirittura sette, uno più sorprendente e straordinario dell'altro, ma tutti in qualche modo alle prese con la difficoltà di vivere, il tentativo di venire a patti con le sfide della vita. La quarta cosa da sapere, da ricordare sul Giovane Holden è che, nonostante tutti lo abbiano sempre considerato un romanzo di formazione, un romanzo sull'adolescenza, il Bildungsroman per eccellenza del Novecento, forse a uno sguardo più attento si rivela essere un libro sulla perdita, un libro sul lutto, sulla morte, sul nostro tentativo di venire a patti con la morte. E infatti Holden lo racconta nelle prime pagine del libro. Ha da poco perso il suo fratellino Ally, che era malato di leucemia. Forse per questo, e non solo perché è un adolescente, che Holden continua a farsi espellere dalle scuole private dove i suoi genitori lo mandano. Forse per questo che non riesce a entrare in una relazione autentica e profonda con nessuno, tranne la sua sorella Phoebe. Forse per questo che
prova così tanta rabbia e insofferenza verso il mondo degli adulti che trova un branco di ipocriti. Se andiamo a vedere nella biografia di J.D. Salinger, l'autore del romanzo, scopriamo che nella prima metà degli anni 40 aveva partecipato alla Seconda Guerra Mondiale. Era un soldato partito per l'Europa e aveva partecipato allo sbarco in Normandia. Tracce di questo suo trauma personale, di questo crollo nervoso che aveva portato addirittura all'ospedalizzazione, si trovano in altre sue opere. In particolare ci sono due racconti. Uno è molto celebre, molto famoso, forse uno dei racconti più riusciti di Salinger, Un giorno ideale per i pesci banana, e l'altro è Per Esmè, con amore e squallore, un racconto bellissimo e struggente. In entrambi i casi il protagonista è un veterano di guerra che fatica a ritrovare il proprio posto nel mondo e fatica a ritrovare addirittura in un caso il sonno e nell'altro l'amore che provava per la moglie e per la vita in generale. E la stessa cosa succede a Holden, anche se questa difficile elaborazione del lutto rimane quasi in secondo piano, forse come succede a tutti noi, no? Perché la vita poi va avanti, è piena di cose, piena di appuntamenti, piena di persone, piena di cose da fare, ci sono per lui i compiti, ci sono i docenti, ci sono i suoi compagni di stanza. E appunto la sensazione è che la sua insofferenza, il suo disgusto verso alcune cadute di stile, alcuni comportamenti, siano solo figlie dell'età, figlie dei suoi 16 anni, dei suoi 17 anni. E invece probabilmente c'è qualcosa di più profondo. Holden vede il mondo in questo modo perché il mondo ha perso senso, perché di fronte alla morte di un fratello di pochi anni più piccolo, che cosa si può, no? Come si può reagire? Vi leggo una pagina nella versione di Adriana Motti. Sempre giusto ricordare i traduttori che fanno un lavoro spesso poco riconosciuto. Per farvi sentire appunto la voce di Holden, quando parla di suo fratello Ally, siamo a pagina 45, lui si appresta a lasciare la scuola alla quale è iscritto, l'Istituto Pensi, e una sera si è comunque offerto di scrivere un tema per il suo amico Stradlater, solo che non sa di cosa scrivere, dovrebbe scrivere qualcosa di descrittivo. E dice: non è che descrivere le stanze e le case mi mandi in estasi, comunque. Sicché andò a finire che feci il tema sul guantone da baseball di mio fratello Ally. Era un argomento molto descrittivo, dico davvero. Mio fratello Ally dunque aveva quel guantone da prenditore, il sinistro. Lui era mancino. La cosa descrittiva di quel guanto, però, era che c'erano scritte delle poesie su tutte le dita, e il palmo, e dappertutto, in inchiostro verde. Ce le aveva scritte lui. Così aveva qualcosa da leggere quando stava ad aspettare e nessuno batteva. Ora è morto. Gli è venuta la leucemia ed è morto quando stavamo nel Maine, il 18 luglio del 1946. Vi sarebbe piaciuto. Aveva 2 anni meno di me, ma era 50 volte più intelligente di me. Era di un'intelligenza fantastica. I professori non facevano che scrivere a mia madre per dirle come erano contenti di avere in classe un ragazzo come Ally. E non è che fossero tanto. Non è che facessero tanto per dire, dicevano sul serio. Ma non era soltanto il più intelligente della famiglia, era anche il più simpatico in 100.000 modi. Non perdeva mai le staffe con nessuno. Dicono che i rossi di capelli perdano le staffe molto facilmente, ma Ally mai, ed era rossissimo. Ora vi dico che specie di rosso era Ally. Io ho cominciato a giocare a golf che avevo solo 10 anni, ma ricordo che una volta, l'estate che ero sui 12 anni, stavo per dare il colpo, eccetera, eccetera, e mi è venuto come un lampo che se mi giravo di scatto vedevo Ally. Mi sono girato ed eccotelo là. Stava seduto sulla bicicletta dall'altra parte dello steccato. C'era quello steccato che girava tutto intorno al campo e lui se ne stava seduto là, a 200 metri da me, a guardarmi tirare. Ecco che razza di rosso era Ally. Dio, era un ragazzo in gamba però. La quinta cosa da sapere sul giovane Holden è che naturalmente ha avuto molti precursori. Il più celebre probabilmente è Amleto, un uomo, un giovane uomo alle prese con un lutto, nel suo caso la morte del padre, che cerca di dare di nuovo un senso alle cose e cerca di capire
che cosa ci si aspetta da lui, che cosa lui stesso si aspetta dal suo agire, dal suo comportamento e dal suo rapporto con le altre persone. Nel caso di Amleto, a partire dalla madre, l'amata Ofelia, gli amici, la corte, qual è il modo giusto di comportarsi, no? La differenza però fra noi e Amleto, e soprattutto fra noi e il giovane Holden, ed è credo la ragione per cui ci affezioniamo a Holden, è che la nostra insofferenza, la nostra rabbia quando ci prende rispetto agli altri è di solito priva di un contenuto. Siamo spaventati dall'età adulta, siamo spaventati dalle prove che ci attendono e lui invece riesce ad aggiungere qualcosa a questo, riesce a dirlo. La sua visione del mondo ha un contenuto e ha un bersaglio molto preciso che per me lui ha fissato una volta per tutte con una parola che è phonies. Lui non sopporta le persone fasulle, le persone false, le persone ipocrite. In questa gamma lui raccoglie quasi tutti gli adulti, molti dei suoi compagni, quasi tutti i suoi insegnanti. È molto severo, Holden, con il resto del mondo. Ma è questa caratteristica che ogni tanto è anche passeggera, non definisce una persona per sempre, definisce solo appunto alcuni suoi comportamenti, un modo di fare, una battuta detta. La cosa più importante per lui è restare autentici, restare in contatto con se stessi, fare le cose con un certo gusto, con una certa grazia, ma perché rispondono a un bisogno sincero, a una voglia autentica, appunto. E la paura che attanaglia Holden è che gli impedisce di varcare, no? La linea d'ombra che porta nella maggiore età, nell'età adulta, è quella di fare un patto con il demonio, scendere a compromessi, svendersi, macchiarsi di questa sorta di reato, quello dell'impostura, diventare un ipocrita a sua volta. Ed è per questo che Holden a un certo punto si ritrova nel Museo di Storia Naturale ed è come se si sentisse a casa, in mezzo a reperti, a mummie e a ricostruzioni di scene di vita che però sono immobili, no? Non possono cambiare. Questa è la cosa che lo fa sentire meglio, la possibilità di vivere un'esistenza che però non può deluderti, perché rimane immobile, uguale a se stessa, per sempre. Ma naturalmente questo non è possibile. Sesta cosa da sapere, qui dentro, come dentro tutti i grandi romanzi, forse, non c'è nulla lasciato al caso. È tutto frutto di una scelta attenta e probabilmente molte accurate riscritture. Questo non è un romanzo Clef, non è che ci sia da scoprire un mistero, ma è vero che ogni scelta, il nome, l'ambientazione, il titolo, le citazioni a partire da quella di Robert Burns hanno un significato profondo, vengono magari citati en passant nel corso del libro, ma rimandano al tema, come del resto fa il nome stesso di Holden. Se ci pensate, richiama all'orecchio subito il verbo to hold on, non tenersi aggrappato, non voler lasciare, tenere duro anche per certi versi. E questo con un po' di attenzione lo vedrete per tutti i nomi del romanzo. Il suo compagno di stanza, compagno di dormitorio, Ackley, ha la faccia devastata dall'acne. Il suo compagno Stradlater è un tiratardi, è uno che passa la serata a correre dietro alle ragazze e così via. E quindi il mio suggerimento, mentre lo leggete, questo romanzo, è di farlo con una certa attenzione, perché molti indizi, molte indicazioni si trovano nei dettagli. La settima cosa da sapere sul giovane Holden è che ha avuto una grande influenza sulla cultura statunitense, ma potremmo dire occidentale, nell'ultimo mezzo secolo. Sono state tante le occasioni in cui il giovane Holden è spuntato o è stato tirato per la giacca o è stato preso in prestito per dire qualcos'altro. Per fare un esempio, tra i tanti,
L'assassino di John Lennon si era presentato ad aspettarlo al Dakota Building con in mano una copia del giovane Holden e aveva detto: "Qui dentro c'è la risposta al gesto che ho commesso". Non sono stati però tratti film dal giovane Holden. J.D. Salinger non ha mai concesso i diritti e lo stesso Holden dice di odiare il cinema, dice di detestare i film. Questo nelle primissime pagine, quando parla di suo fratello D.B., che lo va a trovare spesso, al quale ha raccontato tutta la sua storia. DB è uno dei fratelli Caulfield e è stato uno scrittore e poi, secondo Holden, si è prostituito e è andato a fare lo sceneggiatore per Hollywood e questo gli ha fatto comprare una Jaguar ed è il primo dei Phony che incontriamo, il primo adulto fasullo. E Holden dice: "Se c'è una cosa che odio sono i film, non me li nominate nemmeno". La coerenza per Salinger era molto importante, del giovane Holden non esistono versioni cinematografiche. Esistono però, e questo ci dice qualcosa della grande influenza che il libro ha avuto, tante riscritture del giovane Holden, tante interpretazioni, quasi una ad ogni decennio. Solo per restare negli Stati Uniti, se guardiamo agli anni immediatamente successivi, c'è stata La campana di vetro di Sylvia Plath, nella quale, come dire, la presenza del modello di Salinger è riconosciuta, è esplicita. Delirio e disgusto a Las Vegas di Hunter S. Thompson, Le mille luci di New York di J. McInerney, fino ad arrivare all'opera struggente di Un formidabile genio di Dave Eggers. Ma in ogni paese, anche in Italia, naturalmente potremmo andare a riguardare le uscite e i libri che hanno segnato una generazione e scoprire che c'era stato qualcuno che era riuscito a ricreare un senso di comunità raccontando di un adolescente infelice, ma con uno sguardo singolare, unico sul mondo. L'ottava cosa da sapere sul giovane Holden riguarda il suo autore, J.D. Salinger. Naturalmente le cose che potremmo dire su questo romanzo sono tantissime e chiunque l'abbia letto ha sicuramente la sua lista di cose importanti, di cose che ci ha trovato dentro, di elementi che vorrebbe raccontare per primi a chiunque consigli questo libro. Secondo me è importante chiudere con J.D. Salinger, perché è vero che il giovane Holden ha avuto una sua vita e una sua fortuna indipendenti dall'autore, che sono dovute alla sua grandezza per certi versi, però è anche vero che J.D. Salinger è stato una figura leggendaria, oggetto quasi di un culto mistico che si è nutrito per decenni e questa aura di mistero ha finito per avvolgere anche The Catcher in the Rye. Salinger era un tipo sicuramente originale, abbiamo già detto della guerra e del suo tracollo nervoso. Nell'arco degli anni 40 aveva pubblicato diversi racconti su riviste piccole e più note. Raggiunge la notorietà a metà degli anni 50, pubblica ancora alcuni libri, tra cui i Nove Racconti e poi due romanzi dalla forma strana, abbastanza sperimentale, che sono Alzate l'architrave, Carpentieri e Seymour, un'introduzione. E poi nel 1965, all'apice del successo, della notorietà, si potrebbe dire della fama planetaria, pubblica un ultimo racconto, Hepworth 16, 1924, viene pubblicato da The New Yorker e di fatto si congeda dal mondo. Salinger scompare, smette di scrivere, non scriverà mai più nulla, non darà alle stampe una sola riga e si va a rifugiare lontano davvero anche dai centri urbani, dai centri culturali del paese, in un piccolo paese chiamato Cornish, nel New Hampshire, in mezzo ai boschi, in fondo a una strada tortuosa, dove si teneva appunto un'abitazione recintata, che era impossibile visitare. È capitato a giornalisti, a fan, a lettori curiosi, a biografi di avvicinarsi per ottenere un autografo, una foto, per capire qualcosa di più di Salinger ed essere cacciati in malo modo. Salinger ha fatto di tutto per sottrarsi, per scomparire, o forse semplicemente per vivere una vita normale, una vita
lontano dai riflettori, lontano dalla ribalta, in un luogo per lui protetto. Suo figlio Matt, che l'anno scorso è venuto a trovarci alla scuola Holden, ci ha raccontato che suo padre si svegliava molto presto, al mattino, intorno alle 2 o alle 3, e lavorava per 5-6 ore di fila, da letto spesso, con una sorta di tavolo che si portava accanto al letto, ed era in grado di passare molte ore del giorno anche a letto, appunto, avvolto in grandi maglioni e sciarpe sotto le coperte, e guardava fuori dalle finestre la neve, che nel New England cade sempre copiosa, cercando di tenersi caldo e ricordando quanto freddo aveva patito durante la guerra. E questo probabilmente è il tipo di esistenza che Salinger voleva condurre, appunto lontano da tutti. Ha portato in tribunale chi ha cercato di estorcergli qualche frase o di pubblicare cose che lui aveva voluto tenere per sé. Ed è scomparso nel 2010 senza aver fatto alcun ritorno sulla scena, nella sfera pubblica. E questa sua scelta, questo suo isolamento, questa solitudine, ha dato luogo a mille congetture, mille possibili interpretazioni. Tutti si sono chiesti perché lo avesse fatto. Se lui stesso era il giovane Holden, quanti fossero i punti di contatto tra i due. Sicuramente Salinger era un uomo originale, era un uomo dalla grande sensibilità, probabilmente spigoloso, probabilmente insofferente nei confronti di molti atteggiamenti umani, e forse aveva persino troppa fiducia negli altri e temeva di esserne ferito. E per questo ha scelto di chiamarsi fuori, per così dire. È buffo. Non raccontate mai niente a nessuno. Se lo fate, finisce che sentite la mancanza di tutti. Queste sono le ultime frasi, le ultime parole del giovane Holden. Ed è proprio così. Qui dentro troverete tanta vita, tante persone alle quali poi vi sentirete legati e che vi porterete dietro per tanto tempo. E nel momento stesso in cui comincerete a raccontare di loro, ne sentirete la mancanza, così come si sente la mancanza delle persone che abbiamo più care, no? Quando raccontiamo di loro. Io vi ringrazio dell'attenzione, vi saluto. Vi dico solo un'ultima cosa, una specie di bonus track che riguarda la copertina tutta bianca del giovane Holden. Probabilmente Salinger avrebbe detestato l'idea stessa di qualcuno che si mette a fare video lezioni su di lui, proprio perché era un tipo con le sue idiosincrasie e le sue spigolosità. Avevo insistito con gli editori perché il libro non avesse una copertina, non avesse immagini, a sporcarlo o a indirizzare il lettore in una qualsiasi direzione. Questa è l'edizione italiana, che accanto ho anche l'edizione americana, in inglese. Quando quelli della Little Brown gli avevano fatto presente che il libro non poteva uscire completamente bianco, lui aveva preso un foglio e aveva tracciato con un pennarello queste linee, in modo che il libro non fosse bianco e potesse uscire così, in modo da lasciare alle parole che ci sono scritte dentro tutto il lavoro da fare. Grazie.